la prima La classifica. azione, sì, esatto. E poi ci ricolleghiamo ai classic. Che fa qua? Pubblicità, capirai. Ok, allora, Memphisic abbiamo, innanzitutto per la felicità di Giuseppe, Ferguson è stato messo fuori. E io l'avrei messo anche sotto di una posizione perché Alfonso era forte. Ah, scusami, Carlos de Oliveira era per me più forte di Ferguson. Ferguson ha fatto sesto solo perché era Ferguson, secondo me. Ci sono state le posizioni, secondo me, un pochino da Controverse. rivedere, esatto, cioè da rivedere, poi per carità, ognuno sta al suo lavoro, però io da appassionato diciamo che avrei, ma anche dal punto di vista tecnico, avrei visto altri atleti nella top 10. Per esempio io un Ryan Terry nella top 10 che è arrivato all'ottavo non l'avrei messo, un Giggs che è arrivato decimo, quel ragazzo, esatto, lui per Ah, esempio, ecco. bell'atleta, però non riusciva a comunque a contrarre l'addome perché ha avuto un'operazione chirurgica all'addome, è stato operato aprendogli la linea alba e quindi quando si mette in front tra poco non riesce a contrarre l'addome in maniera, cioè vedete, sì è contratto però non gli si forma quel, vedete, è come se La quasi risultasse sempre, vero, esatto, quindi lui per esempio nella top 10 non l'avrei messo, la top 5 addirittura mi vede un Jeremy Potvin quarto e un Andrei Limkan che su Instagram appunto si chiama Andrei Deiu ma si chiama Limkan di cognome, quarto e quinto. Andrei sì, si può stare lì perché comunque è un ottimo atleta con un bellissimo potenziale, però non si capisce anche qua la linea che vogliono dare, perché primo un Hendrickson che stiamo vedendo adesso nel video con una struttura veramente secondo me il miglior man physique di sempre. sì, Punto, dal mio punto di vista, bel viso, bel posing, bell'addome, bel rapporto vita-spalle, di schiena comunque sta bene, ha le gambe, perché comunque vedete, gambe. ecco, il costume, è un ottimo lineo, un ottimo posing, è un bellissimo atleta e molto serio, tra l'altro, che tra l'altro è stato anche vincitore nel 2018, l'ha perso l'anno scorso, appunto, che ha vinto Raymond Edmonds, che è arrivato secondo quest'anno. Però ecco, primo lui e quarto Jeremy Potvin, che io Jeremy Potvin lo vedo più un man physique da epoca di Jeremy Buendia. Cioè, anche perché la vita è estremamente stretta, quel petto enorme. Boh, non lo vedevo di sicuro da top 5. Quindi, secondo Assolutamente me, in questa anch'io. top 5, questo è Kyron, sì, Kyron Holden, esatto. Lui mi piace tantissimo, l'unica cosa di Kyron, per esempio, è che forse per la categoria Man Physique ha braccia forse un po' troppo sviluppate. Sì. Vedete, è bellissimo, è da morire perché è molto muscolare e si vede che questo i pesi li sposta in maniera cattiva, perché guardate anche i muscoli della schiena, la parte centrale del trapezio, i paravertebrali e tutto, cioè ha comunque una muscolatura degna di nota. Ha forse quelle braccia che sono un pochino proporzionate per quello che è stato richiesto poco tempo fa, tra l'altro, appunto da Tyler Mannion nei Man Physique, quindi canoni dei Man Physique, un pochino più estetici, meno muscolari, e lui appunto ha questa particolarità. Voi che dite? Sì, no, totalmente d'accordo. Infatti dicevamo pure di Riccardo che doveva sottoallenare praticamente le braccia. Io sono compagno di team Ah, con lei. con Riccardo Croci e io testimone, non allena le braccia da 2 anni a sta parte. Beh, sembra una stronzata, diciamo, come fa a non allenare le braccia da 2 anni? Non allena le braccia da 2 anni. E addirittura, vicino alle gare, Cristiano, il nostro coach, gli aveva detto di evitare alcuni esercizi per il dorso, per esempio alcuni tipi di trazioni, Ok, perché ma nelle quello pure. trazioni lui andava a coinvolgere talmente tanto il bicipite brachiale, l'avambraccio, eccetera, che le braccia crescevano di conseguenza. Cioè, quindi, per farvi capire la proporzione che deve avere comunque Man Physique, blocco spalla braccio non esagerato, cioè sì, la spalla rotonda, la clavicola larga il più possibile, ma quella è genetica, però il braccio non deve essere fuori canoni, cioè non deve essere sproporzionato rispetto al resto. E c'era comunque un atleta che è arrivato fuori dalla top 15, quello che non aveva neanche le gambe, forse anche, proprio le gambe allenate, che aveva le braccia troppo Sì, grosse, e lì ho infatti si capito è messo quale. dietro. Che stava in Esatto, call quello out. col Ah, costume. ecco Potvin questo forse. Non so Sì, da se. come cammina mi sembra di sì. Infatti. A me Potvin non piace per niente. Cioè lo trovo antiestetico. Proporzione, sì, esatto. È troppo Beh, no, esagerato. dai, Cioè allora. sembra.
gonfiato lui al petto, sì, eh. Sì, sì. Tanto di cappello per la condizione che ha portato, perché veramente ho visto anche un video nel backstage mentre si faceva dare il colore, o poco dopo che si era fatto dare il colore, la pelle non esisteva, c'è cioè una bellissima condizione, però ripeto, cioè, se si stava cercando un canone diverso, come quest'anno è stato un pochino l'inversione dei canoni in alcune categorie, molto, cioè, più che altro quelle proprio estetiche, appunto bikini e men physique. Però anche lì un Brandon Hendrickson primo e un Jeremy Pottlin quarto, che l'uno con l'altro non c'entravano niente, non ho visto questo, e questo è Ryan Terry, vabbè, io, allora, mi è sempre piaciuto come atleta da copertina delle riviste da fitness, nel senso, bellissimo in viso, un retto addominale e degli obliqui che sono i migliori al mondo. Perché guardate, è un addome perfetto, comunque i tasselli belli simmetrici, bellissimo in viso, però questa è la sua pecca, questo è il suo back. Cioè, non ha profondità, non ha solchi, non ha questa grandissima larghezza, tra l'altro ha una simmetria tra dorso destro e dorso sinistro che se si back in posa si vede lontano un chilometro. Non era di sicuro da top 10 e l'hanno messo ottavo. Cioè, stiamo parlando comunque di un top atleta, sia chiaro, sì, però cioè in back... È un atleta che non si è evoluto, nel senso che... Lui faceva risultato anni fa, nella prima generazione di Man Physique, diciamo, esatto. E quando hanno iniziato a chiedere canoni diversi, più muscolari, eccetera, lui... Ecco Edmonds. Cioè, guardiamo per esempio Edmonds, questo è il Mister Olympia dell'anno scorso, il Mister Olympia uscente. Il doppio di Terry. Guardate la differenza. È abissale. Ma più che altro quando si gira in back. Che in back a me Edmonds non fa neanche impazzire, per esempio un Ferguson che è arrivato sesto, che quest'anno ha deluso molto proprio per la forma portata, perché sembrava più liscio degli altri anni, ma ha una schiena di Ferguson che su Instagram è Lucky Libra 212, non mi sembra, Lucky Libra 212, non mi ricordo, comunque è Lucky Libra, e lui per esempio, se vedete alcuni video check della sua schiena, esatto, bravo, vi rendete conto di cosa uno intende per la schiena di Ferguson in confronto alla schiena di Ryan Terry che abbiamo appena visto. C'è un abisso. Ok. Vediamo se eccolo qua. Sì, al top, perché è l'ultimo. C'era un video che era una roba assurda del suo back che anche quest'anno, poi lui ha quel maledetto tic della spalla destra. Sì, sembrava che Giuseppe diceva. Esatto, come se lo stesse pungendo una vespa. Cazzo, continua a muoverla, questo tic, no? Che sono un tic nervoso, esatto. Ecco. Però vedi, già così da freddo, è già aperto, Non sta, non sta più. Senza luci a favore, c'è una luce di merda questa, fondamentalmente. Sì, sì. Ma fateci caso, raga, fondamentalmente qua si partiva da una cosa, che l'ultima settimana dal Mister Olympia è stato diffuso questo video di Tyler Mannion in cui si spiegavano dei nuovi criteri per quanto riguarda i Man Physique. Cosa comportava questo video? Innanzitutto le dimensioni dei Man Physique. Infatti veniva detto che in pratica, dato che molti Man Physique si stavano spingendo un po' oltre, quindi c'era poca differenza tra i Classic e i Man Physique, di conseguenza già dall'Olimpia avrebbero premiato fisici più ridimensionati, ok? Questa è la prima cosa che era emersa. La seconda cosa riguardava il posing, cioè totale divieto di pose muscolari e transizioni muscolari nel prendere le pose, e soprattutto pose statiche in cui bisognava rispettare delle regole. Esempio, posa di back, non volevano più le braccia così larghe o allargate. Peccato che queste cose in gara non sono mai state rispettate, perché ho visto tutti posare, comunque caricare le pose in modo muscolare, tipo mani piccoli, la spread per aprire la schiena o braccia alte. Quindi anche lì, infatti, ti dico, avendo seguito Riccardo Croci nel posing, l'ultima settimana abbiamo tribolato non poco a modificare un po' tutto per evitare, per essere più perfetti possibili. Infatti, non perché l'ho seguito io, ma comunque poi sono chi mi conosce lo sa che, cioè, sono sempre molto onesto nel valutare i ragazzi. All'Olimpia non ho visto dei grandissimi posing anche tra i Man Physique. Riccardo, che parte come un ragazzo comunque non dotato di eccezionale talento del movimento, per me è stato uno dei migliori posatori all'Olimpia. Cioè, se tu analizzi la coreografia di Croci, la coreografia dei primi quattro, non c'è paragone.
Quindi anche lì dico, ok, noi abbiamo lavorato, abbiamo rispettato tutte le regole che ci sono state dette per non offrire alibi per farci indietro, ed è stata messa dentro avanti gente che faceva la doppia bicipite di schiena, capisci che Andrei, allora mi viene da ha dire un fatto, l'ho Mannion, visto. esatto, allora mi viene da dire una cosa, un tale Mannion, cosa l'hai fatto fare questo video e poi hai fatto rispettare tutt'altro, capito? Guarda, l'unica cosa che è sentata è il primo posto di Hendrickson, perché Hendrickson per me l'ha messo primo, uno, perché si è presentato comunque in migliore di forma rispetto alle sue precedenti uscite dove era più liscio, e infatti gli è costato il titolo l'anno scorso. Però io continuavo a preferire Edmonds, perché? Perché comunque di schiena Hendrickson non era all'altezza di Edmonds per me, è una schiena più piccolina, meno impostata. Io avrei fatto difendere il titolo tranquillamente, avrei riconfermato Edmonds, quindi mi è sembrata strana quella scelta, però c'è da dire che a livello di dimensioni Hendrickson è un po' più piccolino, quindi secondo me anche lui giudice di coerenti dicendo ok, rimettiamo Hendrickson che è un po' più piccolino per dare un segnale forte, perché comunque un Edmonds è comunque molto grosso sopra, ha poche gambe, però sopra era molto grosso, quindi secondo me il segnale è stato anche forte nei men physique. Guarda, Anche perché comunque la forma di non era buona, eh. Cioè non era brutta. perfettamente d'accordo, e infatti c'è questo ritorno a guardare l'atleta proprio in tutto ciò, cioè in tutto ciò che è richiesto, a 360 gradi, quindi se è richiesto il volto in quella categoria, deve essere valutato. Se è richiesto una valutazione sul look complessivo, deve essere valutato anche quello. E ci sta, ci sta, ci sta. Infatti, guarda. L'unica cosa che non si spiega appunto è gli altri piazzamenti dal testo in giù, fondamentalmente potrebbero essere un po' diversi, però come ha detto Marco, i giudici sono lì per fare quel lavoro lì, ragazzi, ognuno poi sceglie come vuole. Però ecco, poi c'è una cosa, come nelle bikini la posa frontale ha un peso maggiore rispetto al back, la stessa cosa vale nei men physique, cioè non ce lo dimentichiamo, cioè è vero che secondo me Edmonds ha una schiena migliore di Hendrickson, ma comunque la posa di back conta meno, eh? Occhio, perché nel senso, anche lì, infatti dico a Marco, io Terry non lo mettevo neanche nei primi 15, però c'è da dire che comunque l'addome è molto buono, il viso è un figo, schiena è pessima, però rispetto, pessima per un mister Olympia, ecco, non è che fa cagare, però ecco, contando meno la posa di schiena, anche gente come una Layug che l'ha messa prima con un gluteo non eccezionale, anche nei men physique, gente con una schiena non esattamente al toppissimo, è finita davanti a gente come un Riccardo che era alieno da quel punto di vista, capito? Quindi sono tanti calcoli da fare, ma non è, io lo dico sempre: secondo me non è facile per niente fare il giudice, soprattutto all'Olimpia ti trema la mano. Io suderei come una bestia, cioè, a mettere il punteggio. Avrei messo ultimo Ferguson, nel dubbio lo sbatto ultimo, però mi sarebbero tramate le mani, questo sicuramente, cioè, non è facile, soprattutto in categorie estetiche, dove c'è anche il fattore estetico di mezzo. Ragazzi, non è facile perché io sfido chiunque all'Olimpia, alle bikini, le prime 5 che erano bellissime in viso, cominciare a fare dei calcoli. Ecco perché mi meraviglio come abbiano messo la Janet prima, cioè gli ha offerto sul piatto d'argento il gluteo scadente, l'hanno messa prima, cioè io da giudice, ok, lei è terza, cioè subito, non ci avevo neanche pensato, ecco perché poi sai, sono delle cose che dico, ok, cavoli, vi ha fornito l'alibi per farsi sbattere fuori, sbattetela fuori, Il di vabbè. Riccardo così in basso, che cosa ne pensate? Allora, Perché è io... la bandiera italiana? Sì, oltre a bandiera italiana comunque non aveva uno sponsor veramente molto piccolo. Cioè, guarda, non per spezzare una lancia per lui, però obiettivamente il miglior men physique d'Europa merita uno sponsor in grado di sostenerlo e di far valere un minimo di peso politico, ok? Perché, ragazzi, non è possibile, è una gara in cui comunque il fisico conta, ma fino a un certo punto. Poi, appunto, come ha detto Marco, la nazionalità, ragazzi, non ci aiuta di sicuro. Ma questo lo insegna la storia del bodybuilding e soprattutto a livello di sponsorizzazione, ok, puoi venire dall'Italia ma devi essere veramente carico di sponsor e Ricky andava veramente unicamente con le sue forze, c'è cioè, da dire qua, cioè, Riccardo qua è andato lì portando il miglior fisico d'Europa all'Olimpia, ma portava quello lì e basta. Se fosse stato più spinto da sponsor, diversi sponsor e fosse nato in America, secondo me era top 5 all'Olimpia. Ma questo per un connubio di forma, proporzioni, masse, posing, cioè veramente
veramente io ci sono rimasto di merda, passatemi il termine, perché, ma più che altro perché lo conosco me da anni e so il culo che si è fatto, per l'amor di Dio, se lo sono fatti tutti, però vederlo lì andava più avanti. Cioè, io guarda, lui Decisamente. se glielo, mette, se glielo mettevano di fianco a Ferguson, non so come sarebbe finita. Cioè, non è che lo vedevo male di fianco a Ferguson, cioè, occhio. Di sicuro era più in forma. Sì, non è che lo vedevo male, quindi anche lì, sai. Ma poi ti dai una cosa: lui è comunque qualificato già per l'anno prossimo, quindi questo lo dice già lunga sul valore dell'atleta. E il primo anno comunque ti fanno pagare lo scotto, cioè. Chi è andato all'Olimpia top 5 primo anno, tranne va bene gli Open in alcuni casi, ma nel Memphis League è raro che arrivi lì italiano con uno sponsor piccolino e ti caghino, passatemi il termine, cioè, quindi c'è da considerare anche questo, cioè, sai, molti da casa tifano Italia Italia, ma devono capire anche che vai lì, non sei nessuno, per quanto tu possa essere forte, prima gara sei destinato un attimino in secondo piano, quindi un terzo call out secondo me c'è già andata bene, e stiamo parlando del miglior atleta d'Europa. Secondo me anche nel bodybuilding bisogna accettare che come in tutti gli sport c'è l'errore umano del giudice, dell'arbitro, di quel che è. Cioè non si può pensare che ci sia un come se fosse un computer che ti dice esattamente chi deve vincere per meriti anche estetici. Cioè ci può stare che il giudice, dopo aver visto atleti su atleti su atleti, quello che gli rimane, cioè sta magari concentrato su quelli che già conosce, che già sa, sta paricato su come deve posizionarli, metterli, eccetera, gli altri un po' più così. Ma infatti, guarda, come ho sempre detto io, ovviamente per gli italiani che vanno all'estero, noi, è brutto dire, ma essendo italiani, siamo tenuti a essere almeno impeccabili. Cioè, noi partiamo dal presupposto che non verremo considerati, almeno che non siamo fotonici, quindi forma impeccabile, posing non decente, super impeccabile, perché, cioè, poi vedi, ovviamente, sai, c'è da dire che l'atleta va sul palco, cioè, ripeto, Riccardo Croci si è fatto il culo, ma si è fatto il culo, ma in tutti i sensi, stiamo parlando comunque di un ragazzo che poteva tranquillamente dire: boh, sono uno dei migliori d'Europa, vado lì, già essere lì è un risultato. No, no, perché lui ha detto: le bambole non le voglio pettinare. Cioè, stiamo parlando di uno che comunque io ogni giorno lo vedevo per il posing. Nelle ultime 3 settimane da quando ero in Messico, io a momenti lo vedevo più dei miei parenti, ok? Quindi anche lì, cioè, c'era la chiamata di rito con Riccardo che posava, cioè, quello cosa, cioè, a lui non gli si può dire niente, cioè, più di lui, ragazzi, più di quello che ha fatto quel ragazzo lì, a salire così, cioè, ripeto, ci sono stati casi in passato di italiani andati all'Olimpia a cazzeggiare, nel senso come approccio della serie, il classico approccio italiano del cullarsi sul fatto che già il fatto di andare all'Olimpia è già un onore, no? Come dice il mio caro amico Alessandro Savi, che abita a New York, se devo andarmi a vedere una gara, me la vedo tra il pubblico con il panino con la porchetta, non salgo sul palco a sprecarmi euro. E per quello, Riccardo Croce ha onorato il fatto di essere italiano, si è fatto il culo, ma come la Francesca che è andata in forma e l'Alessia. Ecco perché poi da casa è facile parlare, però almeno. Gli italiani devono andare al top, sapendo, sperando di essere convocati. È brutto da dire, ma io ci scommetto tutto quello che volete, che se mai dovesse tornare a gareggiare una Mariella Pellegrino, che adesso risiede negli Stati Uniti, sposata col presidente della MHP, a top 10 all'Olimpia, anche con la carta d'identità italiana, capito? Perché? Perché ci sono politiche di mezzo a quei livelli. È brutto da dire, ma il valore atletico lì conta un 40%, non sto scherzando, cioè, è non così. Assolutamente. Devo. Io aspetto una lancia per tutti gli atleti italiani che sono andati, perché sia Alessia che la Francesca che Riccardo hanno portato un pacchetto completo e competitivo, che poi siano stati messi dove sono stati messi, va bene, però non è che si sono Vero. presentati con una condizione, dici, però dai, che cazzo ci fanno lì? C'erano tutti atleti che visti sul banco delle Olimpiadi dicevi, ok, lì ci sta bene, che dopo siano arrivati dietro è un altro conto, però ci stavano bene. Sì, cioè quando sono usciti nelle rispettive T-Walk, ho detto, cazzo, bello, cioè, della serie, ma molto meglio di altri, ecco, veniva a dire, cavoli, ma perché? Cioè, il nostro l'abbiamo fatto, ecco, l'unica cosa che possiamo fare è quella, solo che molta gente non fa neanche quello, ecco E quando è per uscito Riccardo, noi avendo visto la diretta insieme, sappiamo che non aveva detto cavolo, perché noi lo sappiamo cosa aveva detto. Non era cavolo, però diciamo che è rimasto stupito. No, però caso. Riccardo, dopo l'Olimpia,
Ho sentito anche appunto prima, ma dopo l'Olimpia, per sentire un po' le sue impressioni, e lui stesso mi ha detto: io vi assicuro al 100% che Ricky è uno dei più umili atleti e persone al mondo. Cioè, non dice mai io sono meglio di quello, sono meglio di quell'altro. Bravo, non è mai È sempre. sempre piccolo, grasso, velato, con la ritenzione, cosa che mi... Giusto. Però lui mi ha detto che quando è entrato nel backstage, ha visto tutti mentre si riscaldavano. Fa: Marco, io sono sincero, fa, io guardando gli altri, e si è detto da Ricky, fidatevi che è vero e senza presunzione, Lui ci non fa avevo paura di obiettare, nessuno. però. Non aveva Esatto, non avevo paura. paura di nessuno, perché mi fa, visti magari, sai, dalle classiche foto, dai video motivazionali, eccetera, magari beccati in determinate prospettive, con determinate luci o foto ritoccate, pare ci minchia, chi sono sti qua? Cioè, per esempio, anche il ragazzo coreano che è arrivato nell'ultimo call out. Avete presente quello alto, Sì, era coreano, sono stati. altissimo. Voi lo vedete su Instagram, dite, ok, era grosso, perché era grosso anche in gara, si è visto, molto alto, eccetera. Però se voi lo vedete su Instagram, sembra un alieno. Visto lì, in tutti i suoi piccoli particolari, di fianco ad altri atleti, comunque di livello mondiale altissimo, non era questo grandissimo fenomeno in mezzo agli Olimpia. Ok? Quindi lui non era rimasto molto stupito da quello, e poi secondo me Ragazzi, comunque fanno. questo Olimpia è stato l'Olimpia che in assoluto ha dimostrato quanto i social siano ingannevoli. E No, anzi, conta il posso, palco. cioè lo dico proprio tranquillamente quanto le foto siano ritoccate. Perché tu vedevi degli atleti e dici, ma che è quello? Ma che davvero? Vedi Instagram, vedi l'atleta, vedi Instagram, vedi l'Olimpia e dici no. Ma non si tratta solo di. Cioè, un Hunter Labrada è una pelle particolare come quella anche di Hollinshed, che magari al colore ti risponde così, cosa. Quindi c'è un po' meno quella durezza sul Però palco. i muscoli ce li ha, Esatto, capito? Lui. alcuni, no, alcuni, proprio la struttura. Dici, cioè, Sì. nelle foto sembrano vite così, muscoli giganteschi, cose, salgono sul palco e sono ridimensionati. Ma quest'anno è stato proprio l'anno dell'uccisione dei social dal punto di vista proprio. Io ho Totalmente. detto, io ho visto la gara di Alicante perché ho appunto partecipato alla gara amatoriale, che è appunto la penultima gara da amatore che ho fatto. E ho visto nel backstage il Tavi Castro, per esempio, della situazione. Tavi Castro ha 3 milioni e mezzo, mi pare, di follower. Sulle foto è stratosferico. È bellissimo, non so, muscoli, durezza. Io vi posso assicurare, con tutto rispetto per lui, che però, visto dal vivo, è tutto tranne che come nelle foto su Non c'è Instagram. niente. Cioè, No, ho purtroppo capito, Marco. Lo stesso Riccardo non è mi così ha detto di aver visto alcuni che lui stimava molto, che lui reputava i più forti del mondo. Dal vivo c'era rimasto molto male, della serie. Lui si vedeva al pari di questi qui, quando in realtà era convinto dalle foto che questi fossero dei fenomeni. Cioè, Tavi Assolutamente. Castro, io per esempio l'ho visto, sono stato proprio di fianco a lui anche nel backstage. E non, se non fosse stato Tavi Castro, che tu sapevi che era lui, quindi famoso sui social, non ti saresti mai girato a guardarlo. Non sarebbe mai stato un atleta che comunque ti avrebbe impensierito. Perché comunque tu nel backstage, comunque tu sei lì e guardi tutti gli altri e tutti ti sembrano sempre più in forma, più grossi, più tirati, più belli, più muscolosi, eccetera. Ragazzi, anche questa foto qua, no? Di Regan Grimes. Tu vedi questa Mamma. foto e poi sul palco lo vedi qua. Lascia. È sparito Non è rispetto la agli sua altri, struttura, qua. cioè non ha questo rapporto vita-spalle. No. No. Ma poi sai, ecco, sai Ludo, quando parlavamo appunto di Reagan, che ti dicevo non è né carne né pesce, quando è salito Mamma. sembrava molto piccolo rispetto agli altri, cioè nel line-up rispetto agli altri è scomparso, Assolutamente, assolutamente. Per eh. Ragazzi. cui le gare si fanno sul palco. E poi, nel senso, per carità, sei un influencer, c'hai 3 milioni, quindi Dio solo sa il giro di soldi che c'è dietro la tua immagine, ci sta. È quello, cioè fa parte del tuo lavoro presentarti in un modo epico sul social, come è sempre stato nella moda, nelle copertine, eccetera. Cioè c'è sempre un'esagerazione. Però poi sul palco è anche Però bello io vedere che i giudici comunque continuano a valutare, tipo un Logan Franklin che è stato pompato come un matto, ha fatto è arrivato. settimo, mi sembra. No, Nono, capito? no, no, no. Che lui addirittura faceva le cose lui e Chris, sembrava che dovessero essere lui, Chris e Brion. Invece proprio Chris e Brion, ok, Logan Franklin che ci stai a fa? Vai, vai. Ma infatti sui social, anche per esempio in foto, Logan, per carità, che sei un grandissimo atleta, su quello non ci piove, non sarebbe No, l'Olimpia. assolutamente. Però non di sicuro nella top 3, cioè quando si è visto sul palco, molto bravo a posare, perché comunque è un grandissimo posatore, e quindi quello veramente spezzava un'arancia a suo favore.
Però muscolarmente comunque la vita non è così stretta come sembra in alcune foto e in alcuni video, era un pochino più larga, non era così tirata come magari sembrava in alcune foto. Ma poi Quindi leve molto lunghe, appariva a tratti vuoto per le leve molto lunghe che ha lui rispetto agli altri. è vero, poi queste braccia molto lunghe, cioè esatto, eccolo qua. Ecco, adesso spezzo, anzi, mi do una mazzata sui coglioni dicendo che il posing non ti salva se il fisico non c'è. Questo lo dico, perché stiamo parlando di uno dei classici che è molto bravo a posare, ma ripeto, ci vuole il fisico. Questo va detto, assolutamente. Vabbè, ci sta. Allora, passiamo ai classic a questo Ma punto? sì, dai, facciamo questo Ma sforzo. Dai, io cerco io di volevo essere. solo chiedervi chi avreste messo nella top 5 al posto di un vabbè, allora Hendrickson, Edmonds e Kyron, siamo tutti d'accordo, ok, questa è la top 5. Al posto di un Potvin e di un Andrei Lincoln? Io avrei messo Carlos De Oliveira. Al posto di Potvin? No, di sicuro a posto di Ferguson, sicuro Carlos De Oliveira, aver fatto lo switch dei cambiamenti, dei, come si chiama? Sì, però non è in top 5, Ferguson, c'è proprio della top 5. Io al posto di Ma Potvin. poi, guarda, Potvin a me non avrei dispiace per tolto niente. Potvin e messo De Oliveira. Sì. Sì, esatto, sì. Nei 5 sicuramente De Oliveira, sia per condizione, rotondità e tutto. Che io però, sono sincero, nei primi confronti che hanno fatto c'era De Oliveira e Riccardo, uno di fianco Ah, nel all'altro. primo sì. Sarà perché io ero concentrato su Riccardo perché, okay, ovviamente, essendo mio amico, essendo mio compagno di team, essendo la persona che è, la conosco, vedendolo di fianco, sono sincero, a me rubava lo sguardo Riccardo. De Oliveira non l'avevo notato, che poi, ovvio, è un ottimo atleta. Però se bisogna prendere questa top 10 e modificarla un po', Ferguson di sicuro in top 5 non ci stava con questa condizione. Quest'anno non ci stava. Neanche Magari Potvin, se De Oliveira al posto di Potvin, quarto, sia Andrei Deiu che De Oliveira, quarto ci potevano stare magari, intercambiabili tra di loro al quarto e quinto posto. Però Potvin, nonostante appunto la grandissima condizione, però secondo me non è estetico come fisico, con quel petto esageratamente grosso. Non è il mio ideale di fisico da main physique. Cioè, guardate qua, Hendrickson è un po'. ma secondo me, guarda, nella top 10 c'è un Terry, un Potvin, appunto un Ferguson che hanno falsato la classifica. E secondo Ma me è più anche che Chesnier, Giggs, secondo me non ci stavano. vero. Chesnier è un bellissimo main physique francese, tra l'altro, anche lui, gli unici tre europei che c'erano erano Riccardo, Ryan Terry e questo ragazzo Chesnier, che è francese. Però non lo vedevo da top 10, sono sincero. Idem Gilks, che era il ragazzo che abbiamo visto prima, ragazzo di colore, appunto con l'operazione alla linea alba. Avrei messo magari altra gente, appunto un Riccardo. Io sono sincero, ma non perché sono italiano e così, ma nella top 10 ci poteva tranquillamente stare, ma proprio per tutto il perfetto portato, Certo. eh. Cioè, posing, condizione aliena, perché ragazzi, cioè, io forse perché l'ho visto più e più volte dal vivo, è sempre una condizione aliena, Ricky. Quindi così, posi in condizione tenuta di palco, poi la bandiera, secondo me, lì è contato tanto. No, ma poi sai, guarda, stavolta ha fatto veramente una gara impeccabile, perché io sono stato il primo a cazziarlo e sappiamo quelle volte dove ha sbagliato cosa. A questo giro io non ho niente da dirgli, cioè occhio. E sono il primo che lo prende a calci se sbaglia qualcosa, ma a sto giro lui è stato impeccabile in gara, non ha sbagliato Ma lui nulla. a me ha detto che paradossalmente, in confronto alle altre gare, era molto più tranquillo. Sì, Cioè, lui questo è diceva, infatti. era come se fosse all'Olimpia e avesse detto: io sono qua, devo dare tutto, non è che posso stare qua a gingillare, devo dare tutto. Non ho niente da perdere, cosa che invece magari, logicamente, al San Marino Pro, se non vinceva, essendo comunque il favorito, sai, magari un pochino sui social ti massacrano. Cosa che invece all'Olimpia dici, va bene, ci stanno le aspettative di quelli che non conoscono i partecipanti dell'Olimpia, che ti vedono italiano, ti vedono singolarmente, dicono, ah, vincerai top 3, poi non sanno tutto quello che c'è dietro, ovviamente. Certo. Però ragazzi, cioè, è andato lì sapendo che non aveva niente da perdere e infatti ha fatto una bellissima figura, nonostante appunto la classifica che non rispecchia la realtà per lui, quanto intendo, però ha fatto un figurone della Madonna e si è presentato lì tranquillo e se l'è vissuta al Ma poi massimo. sai cosa, Marco? Lui era molto tranquillo, ma allo stesso tempo era veramente una concentrazione mostruosa. Almeno io ovviamente posso parlare solo del posing perché il resto non mi compete, ma io di solito Ricky. È difficile far passare dei concetti, cioè quando gli spiego dei passaggi, tipo è capitato il giorno prima della gara di aver modificato un passaggio. Di solito dovevo chiamarlo,
dovevo Ricky, facciamo una lezione rapida, ok? Dobbiamo cambiare un'ultima cosa. Gli ho mandato un vocal. Ricky, metti la mano lì, chiudila, posso riaprirla, ok? Mi ha mandato il video il giorno dopo, posava già l'addio. Cioè, vedi, la concentrazione di recepire nel minor tempo possibile cose che in Italia concetti non sarebbero mai arrivati, capito? Quindi era molto, molto congelata, era una macchina, eh? Qualsiasi cosa dicevo, mandami un video alle due, il video alle due arrivava. Cioè, nel senso, in Italia, paradossalmente, lui c'era mo era molto tranquillo, ma iper concentrato. Cioè, ripeto, non mi è mai capitato di dire a uno, cioè, ripeto, Ricky non è predisposto per il movimento. Dire a uno così, Ricky, fammi questo gesto così al posto di questo e aspettarti che lo faccia bene, non me l'aspettavo da lui. Quindi, ecco, tanti applausi a lui perché si è fatto veramente il culo.